Una dichiarazione unitaria dei 28 paesi dell'Unione Europea per il riconoscimento di Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela è stata bloccata dal governo italiano, che sul punto è ancora fortemente diviso. Nel frattempo i principali paesi europei continuano uno dopo l'altro a dare il loro appoggio ufficiale a Guaidó. Il governo spagnolo, ha detto il premier Pedro Sanchez, annuncia il riconoscimento ufficiale del presidente dell'Assemblea venezuelana Juan Guaidó come nuovo presidente in carica del Venezuela. Lo stesso ha fatto il presidente francese Macron, che su Twitter ha scritto: come la Francia riconosca Guaidó come presidente incaricato di portare il paese a nuove elezioni. Anche il ministro degli esteri inglese Jeremy Hunt ha affidato a Twitter il suo messaggio, ricordando che Maduro ha respinto l'ultimatum europeo rifiutandosi di indire nuove elezioni negli ultimi 8 giorni. A riconoscere Guaidó ci sono finora 19 paesi, tra i quali Svezia, Gran Bretagna, Austria, Spagna, Portogallo e Danimarca, mentre il governo italiano continua ad essere spaccato tra il sostegno della Lega al nuovo presidente e la forte contrarietà dei 5 Stelle, che, come ha sottolineato il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, dicono di non voler ripetere in Venezuela quanto già fatto in Libia con il rovesciamento di Gheddafi. La loro posizione indica una scarsa conoscenza di quanto sta accadendo in Venezuela, dice Guaidó. In Venezuela il 90% della popolazione vuole un cambiamento, scommette sulla democrazia, c'è un piccolo gruppo di uomini che sta continuando a uccidere, e inviterei quindi Di Stefano a informarsi su quanto accade qui. La scorsa settimana, respingendo un ultimatum da parte di Bruxelles che gli intimava di indire nuove elezioni, Maduro aveva invitato i rappresentanti europei in Venezuela a lasciare il paese. Nonostante questo, alcuni funzionari temono che riconoscere un leader autoproclamato possa stabilire un pericoloso precedente.